La granita dello zio Aurelio e il castello incantato saranno due dei protagonisti della puntata del 9 maggio del Viaggio nell'Italia del Giro, trasmissione televisiva in onda su Rai 2 che intende raccontare le storie delle varie tappe del Giro d'Italia, la più nota competizione ciclistica. Edoardo Camurri, conduttore del programma televisivo con la sua troupe, ieri ha incontrato lo zio Aurelio, scelto a rappresentare una delle peculiarità della nostra città. Il Viaggio in Italia del Giro è il tentativo di raccontare tutte le tappe che la gara ciclistica affronta, però raccontare le storie delle persone che hanno abitato i luoghi attraversati dalla tappa stessa, quindi un grande racconto italiano. Immancabile la granita di Aurelio, ma è immancabile il racconto meraviglioso di Bentivegna, di Filippo Bentivegna, un artista straordinario con una storia molto interessante che poi rivela molti aspetti fantastici del funzionamento della mente umana e della sua ricaduta nell'espressione. Camurri ha quindi percorso le varie tappe del Giro d'Italia ed ha scoperto una Sicilia che non si aspettava. Per me in Sicilia ci sono ancora gli dei antichi, per cui basta solo camminare, muoversi e guardarsi attorno, risuonano ancora i tempi della Magna Grecia, di Empedocle, delle grandi colonie greche. Insomma, è una terra abitata dagli dei. Lo zio Aurelio non poteva non essere orgoglioso di presentare la sua città e soprattutto la sua granita a tutta Italia. È un piacere per me, queste emittenti sono un piacere, un orgoglio, perché voleste andare in campagna e non venire più a Sciacca, perché sono stanco d'amore, perché ho ricevuto tanto amore e l'ho ricambiato. E grazie a tutti, grazie alla maneteria, grazie alla sindaco, grazie a tutto il comune. Comunque per me è stato un orgoglio, un piacere. Il Giro d'Italia che passerà, quando sarà, lo vediamo anche passare in Sciacca. Le pagine che prendono di sopra, che fanno sosta, sono pronti a portarci la canina.